Un altro caso di stalking nella provincia di Massa Carrara, questa volta in Lunigiana. È stato denunciato nella giornata di ieri per atti persecutori un uomo di 36 anni, sospettato da mesi per una serie di messaggi offensivi e minacce nei confronti di donne, ma anche di ragazze e adolescenti. La prima denuncia ai carabinieri risale al 29 dicembre 2009 da parte di una donna residente alla Spezia. Il secondo caso nel giugno 2010 che ha visto per protagonista una ragazza di soli 14 anni proprio in Lunigiana. La stessa sorte è toccata qualche mese dopo ad una 19enne spezzina e infine lo scorso 28 dicembre ad una 16enne residente a Monzone. Tutti episodi che avevano un solito filo conduttore, lo stesso numero di cellulare dal quale partivano SMS offensivi e molestie. I carabinieri si erano attivati da mesi ed avevano individuato il proprietario del telefono, che però aveva detto di aver perso il cellulare. Un caso complesso che non trovava una soluzione fino a quando, nella giornata di ieri, su segnalazione del comandante della sezione di Fivizzano, che aveva visto l'indiziato entrare in un bar del paese, il comandante dei carabinieri di Monzone e un brigadiere sono entrati in borghese nel locale, hanno fatto squillare il telefono e hanno incastrato il molestatore, denunciato per stalking aggravato, in attesa di ulteriori sviluppi.